Mercoledì 16 novembre 2011, benvenuti a questa nuova edizione di Contatto. Subito le notizie della giornata. Repubblica in prima pagina scrive: balzo dell'inflazione a ottobre più 0,6% rispetto a settembre, ma soprattutto pochi istanti fa è andata via la dichiarazione di Barack Obama che ha appunto espresso preoccupazione per l'euro. Attenzione, non per l'Unione Europea, per l'euro come moneta. Sono molto preoccupato per l'euro. Dunque, questo messaggio è molto chiaro. L'euro come moneta rischia di scomparire. È un argomento attorno al quale giornali alimentano la paura, i sospetti, alimentano i timori nei confronti dei lettori, ponendo scenari assolutamente catastrofici, quando probabilmente io più semplicemente sono portato a ritenere che se una moneta non avrà futuro, le economie in qualche modo si riorganizzeranno, certo con qualche contraccolpo, con qualche revisione degli equilibri, ma qui la sensazione è che il timore sia soltanto e solamente di coloro che detengono i capitali, di coloro che si sono fatti mucchi di soldi che non sanno nemmeno più dove nasconderli e dunque che pagano anche questi editorialisti per seminare questo panico che ovviamente si fonda su regole semplici, un'economia basata sul debito, che non ha motivo e che ha prodotto questo mostro, no? Da cui non si può ritornare, e non solo il debito dell'Italia non fa altro che accelerare, secondo me, la crisi e la fine di questa moneta, bensì anche lo Stato di Francia, di Belgio, della stessa Germania, che giustamente in maniera molto nazionale non intende pagare i debiti degli altri paesi membri, anche se c'è da dire l'Italia ha sempre avuto un debito pubblico molto alto, nella sua storia non si è mai visto un quinquennio, una legislatura che ha seriamente provveduto a diminuire questo debito, e se questo all'Europa è sfuggito e se diciamo questo default, questa prospettiva nera all'Europa è sfuggita, beh, è una grave carenza della stessa Europa, oppure hanno fatto finta di nulla all'epoca quando hanno deciso di unificare la moneta senza pensare poi che ogni paese aveva i propri conti aperti con l'estero sulla base della propria storia economica e sulla base anche del valore della propria moneta. E oggi allora arriviamo a questi nodi con Obama che fa questa dichiarazione. Però io passerei subito al titolo in prima pagina del Corriere di oggi, che è molto chiaro e che secondo me sintetizza proprio il clima italiano. Monti al Quirinale per il nuovo governo. Ecco, uno se è un pochino, proprio non ha la vista perfetta, potrebbe leggere morti al Quirinale per un nuovo governo. E questo sarebbe forse, a mio avviso, un titolo più veritiero in questa giornata dove l'86enne Giorgio Napolitano incontra il docente e uomo dell'Europa Mario Monti, designato come premier incaricato di formare il nuovo governo, come se alla fine il nuovo governo potesse avere più credibilità o avesse garanzie maggiori se si comincia anche a parlare di donne. Non parlo da maschilista, ma parlo di donne, certo, candidate ministro, anche figure autorevoli come Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, piuttosto che Rosanna Cancellieri, che è stata prefetto a Bergamo in passato, ha sostituito l'ex sindaco, ricorderete, Del Bono a Bologna, quando il comune fu commissariato per le dimissioni di questo sindaco, che peraltro ha patteggiato in appello la vicenda del Cinzia Gate, finito in rovina per essere venuti a conoscenza, insomma, che usava carte di credito per pagare quelle comunali, quelle pubbliche, per pagare i fine settimana con questa sua compagna Cinzia Cracchi. Ecco, motivo per il quale si è dimesso. La Cancellieri lo ha sostituito. Oggi la Cancellieri è a Parma a fare le veci di Vignali, l'altro sindaco che si è dovuto dimettere di fronte anche alle proteste inferocite dei parmigiani dopo quella retata di arresti che ha scoperchiato un ambiente di corruzione e malaffare tra stessi addirittura agenti di polizia municipale e il comune, assessori addirittura che prendevano tangenti per le mense comunali. Bene, in questo quadro la Cancellieri ha fatto un po' da tappabuchi, oltre che essere prefetto in queste città, e oggi si candida, è candidata insomma a diventare ministro, credo, dell'interno, quindi a sostituire Maroni, però poi vedremo più nel dettaglio i ruoli. Dunque, morti al Quirinale per il nuovo governo, echi dalla palude di Gian Antonio Stella è un editoriale che in qualche modo analizza
sempre con questa vena forzosamente comica che io non condivido né di stella né di rizzo, che fanno dei papiri lunghissimi, 4 pagine, che poi servono a riempire i libri per esprimere concetti che, senza ricercare forzosamente quella vena, diciamo così, comica, potrebbero riassumere in poche righe, a mio avviso. Comunque, Stella oggi parla degli sprechi e comunque dei metodi e dei modi e di cosa tagliare a livello di casta, non tanto perché il taglio nella casta possa incidere, no? In maniera, come dire, molto forte sul debito ormai recuperabile, bensì perché serve a dare un segnale a tanta gente che, oltre che essere cornuta e mazziata, ha pagato per anni i contributi e si vede la pensione sfumare, si vede aumentare l'età pensionabile, si vede non aumentare gli stipendi. Ecco, questa massa di persone hanno bisogno di messaggi così per sentirsi rincuorati e per quantomeno diminuire le possibilità che ci sia un disagio sempre più fuori controllo e che possa portare a manifestazioni di piazza come quelle che accadono ormai quotidianamente in America e dove la polizia americana soffoca. Parlo di Occupy Wall Street e l'ultimo blitz al Parco Zuccotti di New York che ha provocato appunto la reazione della polizia che tenta di disperdere molti cittadini americani giovani, precari e senza futuro, oppure gabbati dai mutui, come un po' sta accadendo per l'Italia e come è accaduto a Roma con Alemanno che vuole vietare i cortei nella capitale. Metà pagina, i tassi dei BTP superano il 7%, sotto attacco Francia e Spagna. Dunque, con questa percentuale la Grecia aveva già ampiamente annunciato il default. Dunque, anche per l'Italia non ci sono soluzioni, cioè Mario Monti gli vogliamo tanto bene. Speriamo che possa la sua presenza aumentare la credibilità, però come stanno le regole economiche attuali non ci sono soluzioni per ritornare o per pensare di recuperare il debito. Ecco perché Obama dice: sono molto preoccupato per l'euro, perché la Grecia è in default, l'Italia va in default e quindi l'Italia accelera questo processo di smantellamento e di disintegrazione della moneta unica e probabilmente anche, visto che non c'è mai stata, della stessa unificazione europea. Noi italiani democratici ancora un po' immaturi. Piero Ostellino, insomma, non sa con chi, cioè voglio dire, è un po' incazzato perché Berlusconi è fuori dei giochi. E dunque ce l'ha un po' con Mario Monti, continua a dire che Mario Monti è illegale come metodo e come premier non eletto, continua a dire che Berlusconi l'ha eletto un sacco di italiani, no? Che lo hanno votato praticamente tutti, un governo eletto dal popolo, ecco, come la fine della dittatura. Ecco, e questi articoli in prima pagina denotano ancora che comunque il Corriere è un po' P2, come i tempi di Rizzoli, perché non puoi dare spazio a un burattino come Ostellino in prima pagina che poi viene ripreso dalle TV. Che al mattino sonnacchiosamente gli italiani guardano, soprattutto i cinquantenni, i sessantenni, scusate, cinquantenni, sessantenni che poi discutono e magari si fanno, magari senza né arte né parte, poi danno retta a Piero Ostellino. Ecco, quindi queste operazioni sono prettamente operazioni molto massoniche dei giornali, che il Corriere vende come così libere opinioni, ma che di fatto, perché si continua, no, a palesarsi come giornale moderato, ma invece un giornale dovrebbe dare i fatti e avere un piglio e avere dei commentatori un pochino diversi, un pochino più credibili di certi venduti come Piero Ostellino, che però è lautamente pagato. Anche il Corriere Online, quindi oggi nasce il governo Monti, i veti dei partiti sul duo Amato Letta. Io poi voglio anche rispondere a quelli che mi dicono perché continui con i giornali di regime, perché questi giornali di regime, cari miei, sono quelli che vengono presi a modello dall'economia drogata, sono quelli che le borse e i mercati guardano, sono quelli che all'estero guardano, osservano, no? Non osservano i blog, purtroppo, anche perché nei blog c'è molta fuffa, ci sono molte verità contraddittorie, quello che va nei top delle pagine sono notizie prese dai giornali, questi di regime non ce ne sono di storie. Ecco perché continuo a insistere con questo tipo di stampa, non perché voglio creare sensazionalismo, ma perché purtroppo questa è la realtà. E sulla base di quello che esce qui, ancora adesso, benché si voglia il ministro di internet, come appare oggi sui giornali, o si chiede a Monti di valutare questa possibilità, in quanto la rete è ormai,
comincia a essere presente nel PIL nazionale, continuano ad aumentare gli investimenti da parte delle aziende, ma questo non vuol dire che la rete sia un veicolo di informazione, è anche un veicolo di informazione. Però tenete conto che ci sono milioni di italiani che usano internet solo per giocare a poker, non per informarsi, e quindi magari leggono il giornale o sentono il GR o Isoradio, le cazzate che dicono a Isoradio. Ecco, questo è il problema, e quindi da qui dobbiamo partire per cercare invece di sbrogliare quello che i giornali, ahimè, danno, almeno a mio avviso e a mio sindacabile giudizio, ovviamente, perché non pretendo di avere la verità in tasca. Repubblica, nasce il governo Monti, ora sacrifici. Ecco, si gioca molto su queste parole: lacrime e sangue, sacrifici. Cosa si intende per lacrime e sangue? Cosa si intende per sacrifici? Cosa vogliamo togliere ai cittadini che già non hanno più servizi? Cioè, dobbiamo dirlo molto chiaramente, cioè andiamo verso uno Stato privatizzato, andiamo verso lo Stato americano, per cui se c'hai i soldi ti curi, se non c'hai i soldi crepi. È così, e questo è il quadro a cui andiamo incontro, cioè il concetto di pubblico viene smantellato in tutti i settori gradatamente. Dovremmo trovare delle scuse per togliere, no, i servizi elementari, anche i pronto soccorsi, per cui se non hai i soldi non puoi nemmeno andare al pronto soccorso, se tagli rischi di crepare. Cioè, questo è lo scenario che si pone, diciamolo chiaro, o cerchiamo di capirlo noi. Ora sacrifici, quali sacrifici? Via libera anche dalle parti sociali, nella squadra spunta Passera, fuori Amato e Letta, così dicono. E questi nomi a me preoccupano molto, perché di Enrico Letta non mi fido, non mi piace. È un giovane che rappresenta il vecchio, è nipote di Gianni Letta ed è un essere, secondo me, bieco, che non ha alcuna credibilità. Amato non parliamone, fa parte di quelle stufanti della vecchia Repubblica, e senza contare gli altri candidati che ora cercherò di trovare. Comunque, in prima pagina su Repubblica c'è anche New York: la polizia carica occupi Wall Street, quello che dicevo poco fa, sgomberato Zuccotti Park, i manifestanti, andiamo in altre piazze. Analisi dunque del fatto che Monti va al Colle, cioè al Quirinale, con la lista dei ministri segretissima, tant'è che i giornali è da giorni che fanno una specie di Chio di Novella 2000 sul Totonomi. Ora ho il consenso dei partiti, tutti disposti a fare sacrifici di nuovo. PD, PDL, duello sui politici a Palazzo Chigi, mentre registro è tarda mattinata, alle 11, tra poco, dovremmo sapere chi saranno i ministri, però alle 11 ho altro da fare, non ho tempo di aspettare purtroppo questo momento. Magari commenterò, se vorrete, domani, magari con voi, con questi ministri. Solo ministri tecnici per il senatore, non passa il tandem Amato-Letta. Si gioca molto anche su questo concetto del ministro politico e il ministro tecnico. Che differenza c'è tra il ministro politico e il ministro tecnico, nel mio modo di vedere? Il ministro politico fondamentalmente difende delle lobby, difende degli interessi, perché teoricamente ha avuto dei voti e i voti li ha ottenuti su delle promesse, che ha ovviamente non fatto a tutti, ha fatto a una fetta di cittadini. Possono essere industriali, possono essere lobbisti, possono essere massoni. Non credo che sia gente che va al supermercato, no? Che è quella fottuta tutti i giorni che dovrà fare i sacrifici. Quindi io del ministro politico non mi fido molto come figura che risolverà i problemi dell'Italia e che avrà un equilibrio e che ha senso dell'equilibrio e che quindi non potrebbe accettare altri sacrifici ai cittadini, perché non ci sono sacrifici da fare ai cittadini, c'è da prendere i ladri, amici di questi magari ministri, che hanno nascosto i soldi all'estero, che hanno un sacco di privilegi, no? Hanno modellato e forzato le leggi affinché potessero farla franca, e questo è il problema. Oppure ministri tecnici. Ecco, magari sotto questo profilo è meglio il tecnico, perché il tecnico guarda al risultato e alle conseguenze di una scelta che vanno al di là degli interessi politici, e dunque questo potrebbe magari essere più utile come figura. Chi sono questi ministri possibili per il governo che sarà annunciato a momenti? All'economia, all'interim potrebbe tenerselo appunto lo stesso Mario Monti, cioè il presidente del consiglio designato in pectore, si dice. E dunque lui stesso avrebbe scelto di non delegare a nessuno questo ruolo che è appartenuto fino a pochi giorni fa a Tremonti, quindi da Tremonti a Monti. Eccola qua intanto, Anna Maria Cancellieri, politica
possibile candidata al Ministero dell'Interno, dunque a sostituire Maroni, che adesso è impegnato in questa pantomima patetica della Lega di voler riformare il Parlamento del Nord. Questi qua non sanno più come fare per uscirsene. Io mi auguro davvero che scompaiano con le prossime elezioni, che non ci sia più nessun cretino che voti i leghisti, perché bisogna essere dei cretini a votare la Lega Nord. Cioè, diciamocelo molto chiaro, dopo quello che è successo, quello che ha fatto, cioè, o si hanno degli interessi diretti, o se no non c'è motivo di votare un partito così pieno di gente assurda come i Gentilini, cioè razzisti, volgari, schifosi, sono degli schifosi i leghisti. Quindi io davvero non so come si possa adesso mettersi lì a fare il Parlamento del Nord. Vabbè, comunque Anna Maria Cancellieri, sono altissime le chance dell'attuale commissaria del comune di Parma, Cancellieri. Poi sotto, alla salute e al welfare, si dava per scontata e certa l'elezione o la nomina di Umberto Veronesi, e invece i sindacati hanno, come dire, bocciato il professor Carlo Della Ringa, che era un altro possibile candidato, che è questo in foto, che è docente della Cattolica di Milano, come possibile ministro del welfare, che accorperà anche la salute. Si cerca un candidato, dunque il ministero di Sacconi potrebbe a questo punto essere quello del lavoro, il welfare, accorpato a quello della salute, rappresentato da questo Della Ringa, che è questo docente che francamente non conosco. Amministrazione, ci sarebbe questo nuovo ministero, candidata pare essere Luisa Torchia, donna al vertice di questo ministero, allieva del professor Sabino Cassese, esperta di diritto amministrativo, dal 2003 insegna a Roma 3, dal 2009 fa parte del Comitato per la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Corrado Clini potrebbe essere il nuovo ministro dell'Ambiente, quindi che sostituirà la Prestigiacomo. Lui è praticamente è il direttore generale di questo ministero, e praticamente ha assunto l'incarico nel 2002, dunque da 9 anni che è in questo ministero. Di professione medico, ha un ampio curriculum internazionale. Francesco Profumo potrebbe finire all'istruzione, pensate un po', svolta delle ultime ore. Poi ai beni culturali, al posto di Bondi, Andrea Riccardi. Poi Antonio Malaschini al Parlamento. Non sarà un ministero a sé stante, come era nel governo Berlusconi, ma come fu per l'ex ministro Elio Vito, ma l'ex segretario generale del Senato, Antonio Malaschini, sarà comunque titolare di un sottosegretariato Palazzo Chigi per la stessa materia. E poi si profilano altre figure, alla giustizia Livia Pomodoro, che dopo una lunga carriera a fare la presidente del Tribunale dei Minori di Milano, è diventata la prima presidente donna del Tribunale di Milano, potrebbe dunque sostituire Nitto Palma. E poi agli esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, e battaglia di ambasciatori per questa poltrona può farcela appunto questo signore, ambasciatore a Washington, ma è in gara anche Giancarlo Aragona, che è stato ambasciatore a Londra e adesso è in pensione. Pensate questa connessione, ambasciatore americano e l'altro l'ambasciatore inglese. Perché proprio loro? Perché proprio l'America, proprio la Gran Bretagna? Cosa c'è dietro, se non gli interessi bancari? Un militare, vediamo poi alla difesa, Vincenzo Camporini. Fuori dunque Rolando Mosca Moschini, come precedentemente annunciato. Può vincere questo signore, generale dell'aeronautica o ammiraglio, o anche l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, per molti anni capo di gabinetto al ministero di Ignazio La Russa. Allo sviluppo economico potrebbe finire Antonio Catricalà, francamente peggio non ci poteva essere di questo signore che dorme un po' come scaiola. Ecco, sono i due dormienti, queste due foto direi, ecco, i due dormienti, perché Catricalà non si è mai accorto del conflitto di interesse di Berlusconi e ha cappeggiato, ha parlato di antitrust, di privacy, di questi argomenti, no? Al suo fianco, come portavoce, potrebbe, come dire, avere l'incarico Carlo Malinconico, che a parte il cognome, che è tutto un programma, è l'attuale presidente della Federazione Italiana degli Editori, ma soprattutto se diventerà portavoce del governo Monti, lo ricorderemo anche per essere finito nelle intercettazioni, perché Carlo Malinconico chiamava Balducci, l'ex presidente direttore del, che lavorava
Consiglio Superiore a Palazzo Chigi, come sapete, coinvolto nella P3 di Diego Anemone, di Verdini, di questa gente qua. Ebbene, malinconico chiama Balducci e lo ringrazia perché Anemone gli aveva pagato un soggiorno nell'albergo di Porto Santo Stefano, l'albergo Pellicano, Spellicano, sicuramente un albergo molto caro che ti spella, però insomma, albergo Pellicano. E poi ha dichiarato: no, l'ho pagato io. Cioè, benché ci siano le intercettazioni agli atti, Malinconico non è indagato, però agli atti c'è questa intercettazione. Dunque, Cricca è uno che conosce l'ambiente, cioè non è un uomo libero che viene. Cioè, cosa ci volete raccontare? Che Malinconico è una persona onesta e che non sa chi è Balducci e che non si fa corrompere neanche moralmente e non si fa pagare neanche le vacanze? Uno dirà: ma è un cretino, se uno ti offre una vacanza. Se uno scemo non accettarla, ma se già lavori in politica, se già ricopri un incarico, non ti devi far pagare niente da nessuno. Vuol dire che sei anche tu della cricca. Quindi abbiamo uno della cricca candidato a fare il ministro e fare il portavoce al primo ministro che in pectore è stato nominato e scelto da Giorgio Napolitano. Ecco, se questo è il governo che si pone, io questo governo lo boccio. Scusate, ma se ci vuole rigore, se ci vogliono conti in ordine, ci vuole anche l'etica. E purtroppo l'etica la devono avere questi personaggi, i primi che devono essere al di sopra di ogni sospetto. E allora, se abbiamo criticato per anni Berlusconi e questo è il quadro dei candidati affiancati a figure come la Cancellieri, come la Pomodoro, che rispettiamo, io a questo governo non ci credo. Dunque, io partirei subito già con le mani alzate e mi chiedo cosa c'è dietro la possibile nomina di personaggi così. Ecco perché, dunque, probabilmente i mercati risponderanno ancora una volta picche a questo governo. Direi che per oggi possa bastare così, ci risentiremo prossimamente a governo nominato. A presto.